E oggi, cari amici, siamo con il primo video speciale di Halloween. Oggi siamo qua su Mr. Meet 2, proprio con la mod di Halloween. Ma che roba, devo subito provarlo insieme. Ma come sempre, siete così tantissimi like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. E direi subito di partire. Fatemi sapere comunque qui sotto nei commenti se voi festeggiate Halloween. A quanto pare Mr. Meet sì, il nostro caro macellaio è a tema Halloween. È una mod comunque disponibile per tutti, quindi tutti quanti potranno provarla, scaricarla. Ma sì, direi di giocare in facile. E si parte, si comincia. E oggi non mancate, stasera alle 19:05. Vi aspetto in tanti per la prima premiere di Evil Nun The Broken Mask, il primo gioco della nostra cara suoretta su PC. Finalmente è arrivato, vai! Ed ecco qua, finalmente ha caricato il filmato iniziale. Vediamo com'è diventato qua. Ok. C'è tutto quanto, il foglietto che vola, vai! Vediamo come si sono vestiti da Halloween i nostri cari personaggi. Adesso dovrebbero comparire tutti e tre. Rebecca. Oh, no, guardate la prigione, anche la prigione a tema Halloween. E niente, Rebecca è rimasta uguale, non è cambiata. E no, nessuno è cambiato. Ma dai, ma gli altri personaggi come sono diventati? Vabbè, vediamo, forse Anthony, Dottor White, Amelia sono cambiati in qualche modo. Proviamo a scoprirlo insieme. Intanto qua che chiacchierano perché devono andare ad assistere all'esecuzione finale di Mr. Meat. Soltanto che poi succederà una cosa molto molto particolare. Il nostro caro macellaio riesce a liberarsi. Vai, si stanno avvicinando verso la prigione di Halloween. E beh, ora ho capito perché Mr. Meat è arrabbiato con tutti quanti. Perché gli altri non si sono vestiti da Halloween, non si sono mascherati. Soltanto lui. Quindi Mr. Meat ci è rimasto male. Niente, mi sa che tutti gli altri sono rimasti uguali. Anche Anthony non è cambiato. Ma dai, c'è la festa di Halloween e questi non si mascherano da Halloween. Ma io veramente rimango senza parole. Senza parole. Intanto qua che parlano, si sono passati un po' di anni. Ormai sono 8 e 10. Come vola il tempo? E sì, è volato così tanto che per me, per aspettare Mr. Meat 2, ho dovuto aspettare 2 anni per Mr. Meat 2. Vabbè, vediamo qua. Vediamo come prosegue. Grazie, grazie, grazie mille. E di nulla, è stato un piacere. Perché sono cacciatore di taglie, giusto? Chi era quella ragazza che hai cercato di salvare? Amelia, giusto? Raccontami, cosa è successo? Niente, sono rimasti uguali. Vedo soltanto più le braccia di Terry Martinez, come sono diventate. Uno e due, a posto. Direi che possiamo proseguire. Andiamo in partita, andiamo a festeggiare Halloween con il nostro caro macellaio. Era da un po' di tempo che non giocavo a Mr. Meat 2. Da un bel pochino di tempo. Ho fatto alcuni video quando è uscito il nuovo aggiornamento, però... Vediamo, ecco qua, la prigione tutta quanta a tema Halloween, bellissimo, spettacolare. Mr. Meat, sei già di qua? No, non è da questo lato. Vediamo qui sotto com'è diventato. Ah, saperlo prima, giocavo nella modalità extra extra, così potevamo pure esplorare la cantina. Vabbè, lo facciamo dopo per prima cosa, vediamo se riusciamo a scappare. E poi facciamo una seconda partita in extra extra per andare ad esplorare le altre parti. Vediamo il bagnetto, anche il bagno a tema Halloween, bellissimo. Ok, qui è vuoto. Vuoto, niente, no, possiamo vedere come è diventato il maiale della segreteria che dovrebbe trovarsi qua dentro. Ed eccola qua, e niente, è rimasto uguale. I maiali non sono cambiati, mi sa che soltanto hanno cambiato le texture. Mr. Meat, gli altri sono rimasti così. No, no, non ti bloccare, non ti bloccare. Vediamo qua, tipo apri la porta, no, non me la fa aprire. Dove pensi di andare? Che adesso ti tisero per bene. Cioè, io cerco di aiutarlo e invece se ne scappa. Sarebbe stato bello se ci fosse stato un altro filmato segreto che si poteva magari sbloccare se noi salvavamo anche tutti quanti gli altri maiali. E invece non è stato messo, peccato. Ok, entriamo qua. Entro, non voglio più entrare. Mister Mitt, ma dai! Ma che roba! Ah, non ci credo, non ci credo. Ma è subito mi sono trovato. Via, via, via. E perché non vede l'ora di festeggiare Halloween? Vediamo se qui c'è qualche zucca di Halloween. Gliela lancio addosso. Mister Meat, te la lancio in testa. Eccolo qua. Ditemi un po' se devo fare tutto sto giro per deviarlo. Ci mancava soltanto qua che magari mi beccavo anche gli altri maialini. Via, 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 via. Andiamo, andiamo, andiamo. Di corsa. Andiamo, andiamo. Perfetto. Apri qua la porta. No, no, la visuale si è sballata. Ma devo dire che hanno cambiato pure la musica di sottofondo. La sento diversa la chase music. Però Mr. Meat è andato a tapparmi proprio quella parte della porta che a me serviva. Ma non ci credo. Oh, spostati, maiale, togliti di mezzo. Si era piazzato davanti. Vediamo se troviamo subito la tessera. C'è il biglietto, quello del detenuto. Qui non c'è. Da questo lato.
Forse, eccolo qua, ho trovato. No, non è questo. Non è che... Ah, non ci credo, sti maiali che sono andati a schiantarsi uno contro l'altro. Vai, l'abbiamo trovato. Leggiamo qua, caro compagno prigioniero. Sempre la stessa cosa. Va bene, vediamo come sono diventate le altre parti. Proviamo a vedere. Esploriamo un po' di prigione. Mister Meat. Ah, qui c'è la zona di massima sicurezza, che si può aprire soltanto successivamente se giochiamo nelle altre modalità. Ok? Qui sotto com'è diventato? Chissà se... no, guardate com'è diventata la cantina! Tutto quanto con i mattoni! Tutto quanto a tema medievale, bellissimo! Mister Meat, niente di qua, è tappato. Quindi proviamo a vedere da quest'altra parte com'è, con la speranza di non beccarci il macellaio. Sì, è di là, di là, di là. Ok, vediamo il cortile! È diventato in questo modo, bellissimo! Poi di qua invece... Ah, qui tecnicamente si potrebbe liberare il maiale, ma è chiuso lì dentro. È meglio che resti di là. Meglio lasciarlo libero. Anzi, meglio lasciarlo chiuso più che libero. Ok, adesso apriamo quella porticina. Vediamo se troviamo subito la chiave. Qua dentro, proviamo a vedere. Sì, adesso qui devo mettermi a cercare sta chiave, girare qua. Vediamo se troviamo subito il primo colpo. E te pareva, mi sa che la troverò proprio all'ultimo. L'ultima cosa che vado ad aprire conterrà la chiave per potercene scappare. Ok, e niente. Ok, niente. Ma dai. E ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo trovata. Perfetto, Mr. Mitt non mi ha tappato sta parte di uscita, meno male, e quindi possiamo andare di là ad aprire la porta. Macellaio, tutto bene? Tutto bene? Poi andiamo a vedere come sono diventati anche gli altri, come Andrew e Terry Martinez. Quindi togli qua, uno, due, poi, su, ho detto qua, tre, quattro, cinque, sei, sette, e via verso l'uscita! Ce l'abbiamo fatta! Siamo scappati dalla prigione in modalità Halloween! Ma voglio vedere anche come sono diventati gli altri, no? Perché ci sarà ancora Terry Martinez, il poliziotto Andrew, ma anche la cantina! Io voglio vedere come è diventata la cantina e il laboratorio segreto. Non riesco a crederci! Finalmente posso andarmene da qui! Ebbene sì! Devo trovare aiuto! Vai Rebecca, vai a cercare tutto l'aiuto possibile! Nel frattempo qui c'è un macellaio che esce fuori! Tutto quanto tema Halloween! E però me lo sarei aspettato diversamente! Cioè, sto colore alla fine soltanto la canottiera è cambiata! La solita linguaccia del nostro caro macellaio in modalità Halloween! Però adesso è arrivato il momento di vedere come sono diventati gli altri! Come Terry Martinez e il poliziotto Andrew! E quindi di fare un'altra partita. Tocchiamo qua al menu principale e ne facciamo un'altra, questa volta in modalità extra extra, per andare ad esplorare le altre parti nascoste della prigione. Vai, tocchiamo, gioca, si va in partita, metti qua e si comincia, vai! Questa volta sì, skippiamo direttamente il filmato e ci vediamo direttamente appena comincia la partita! Terry, eccoci tornati qua! Ma che bello! Vai, apriamo questa bella porticina! Mi raccomando, non mancate comunque stasera alle 19:05 alla premiere! Che? Mi ha già visto? Eh sì, mi ha già visto! E Mr. Meat, tanto è chiuso, non puoi fare nulla, non puoi fare nient'altro! Dicevo, mi raccomando, non mancate stasera alla premiere alle 19:05. Primo video ufficiale su Evil Nun The Broken Mask, il primo gioco per PC di Evil Nun. Su dove vai? Dammi sto coso che te ne scappi sempre via! Ok, e adesso tenetevi pronti. Guardate qua il pavimento, tutto quanto tema di Halloween. Tutta quanta la prigione. Vediamo com'è diventata la cantina. Vediamo anche se riusciamo a recuperare la chiave di Terry. E dopodiché ce ne andiamo nella prigione di massima sicurezza per recuperare anche la chiave di Mr. Meat. Del laboratorio di Mr. Meat. Apri qua, perfetto. Mister Meat, non sei di qua? Meno male, scendiamo subito qua sotto. Sì, guardate com'è diventato di qua. Vai, dammi la chiave, Terry. Niente, Terry è rimasto comunque uguale, non è cambiato di una virgola, però voglio vedere com'è diventato il laboratorio. Quello è molto importante per me. Vediamo anche qui intorno com'è. Guardate, spettacolare. Adesso io non so se Terry ha attirato l'attenzione di Mr. Meat oppure no, quindi devo fare molta attenzione, devo agire molto cautamente. Mr. Meat? Macellaio? Ok, non è di qua, meno male, perfetto. Apri quella porta, premi qua il pulsante. No, adesso però il rumore è stato fatto e come? Vediamo dove sta. Ah, eccola qui la chiave. Chiave del laboratorio. Via, scappiamocene di corsa. Prima che venga Mr. Meat, vediamo anche Andrew come è diventato.
Andrew è rimasto uguale, non è cambiato. Quindi io direi già che ci sono anche di esplorare com'è il tetto, perché prima non ci siamo stati. Il tetto è diventato in questo modo, da qui sopra possiamo ammirare l'intera prigione. Bellissimo! Ah, ma qui c'è un cosetto così. Ah, sono i camini. Non me ne ero accorto, non mi ero accorto della presenza di quei camini. Qui c'è pure un coso per poter scendere, ma mi sa che se io cado da qua. No, 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 no! Via, via, Mr. Mitt, ma come ha fatto a vedermi? Ma com'è possibile che mi ha visto da quell'altezza? Scappiamocene di corsa. Andiamo direttamente sotto di... Veloci, veloci, veloci. Andiamo subito ad aprire il laboratorio per vedere come è diventato. Ok, scendiamo. Perfetto. Terry, continua a dormire, mi raccomando. Dormi bene, fai sogni belli. Perfetto. Apri la porta. No, vabbè. Bellissimo come è diventato il laboratorio di Halloween. È spettacolare. Quindi direi di fare una cosa, direi che per il momento posso finire qua il video. Fatemi sapere con i vostri commenti cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spalleggiate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. L'avventura non finisce qua perché qui davanti a me compariranno ben 4 schede con 4 serie differenti. Cliccatene una buona visione e ci vedete direttamente di quelle serie. Ciao a tutti e buon panino a tutti!